tu amici vuoti sospirano. Quando sono arrivato a Palermo ero dentro accoglienza, quindi lì dentro per me è stato difficile, no? Ho pensato tante cose e anche diciamo che la musica mi ha salvato la vita. Come hai conosciuto Rosa Balistreri? Sono andato una sera a suonare, ho suonato basso, no? Ho sentito la canzone. Mi è piaciuto un sacco e sono andato a casa. Allora, una cosa che è stato incredibile è che sono andato a casa, sono rimasto proprio, sono messo sul letto e divano per provare per dormire un po', però la canzone è sempre nella mia testa, proprio sempre dentro, sempre moro 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 moro. Ti hanno posso ora più dormire, baci una più sta flitto fuori. Poi ho iniziato anche a studiare, no? Al conservatorio. Sì, poi ho iniziato. Allora, quando ho cominciato tutto per fare la musica, ho pensato anche per studiare, perché mi piace studiare la musica, capire, perché io so suono la musica tipo orecchiamente, proprio autodidatta sull'orecchio, quindi però non so leggere. Ho pensato per fare conservatorio e sono entrato e ho fatto un esame, poi sono entrato dentro. È stato bello, ho cominciato a studiare, come uno dei miei sogni che sta realizzando. Voto e mi rivoto, sospirano, passo le notti interne, senza sonno.